Ciao a tutti, questo è un nuovo video dedicato ai tarocchi, nello specifico agli arcani maggiori. Che cosa c'è di meglio che iniziare una nuova giornata con un buon consiglio? Soprattutto se il consiglio che ci viene dato è del tutto incondizionato e disinteressato. Per questo motivo, al mattino, appena svegli, dopo esserci lavati e preparati e prima di uscire di casa, possiamo prendere il mazzo dei 22 arcani maggiori e chiedere qual è il loro consiglio del giorno per noi. Non dovete porre nessuna domanda specifica, chiedete proprio semplicemente un consiglio per la giornata. Sediamoci tranquilli, comodi, prendiamo le nostre carte e andiamo a mescolare come facciamo di solito. Mescoliamo per 7 volte, mentre chiediamo agli arcani di darci il loro consiglio per la nostra giornata. Dopo aver mescolato, tagliamo il mazzo con la mano sinistra, lo ricomponiamo e andiamo a prendere la prima carta in cima. Questa carta rappresenta il consiglio dei tarocchi per noi, per la nostra giornata. Una cosa che vi consiglio di fare è quella di tenere un quaderno sul quale annotare ogni giorno o comunque ogni volta che effettuiamo questa pratica, data e carta estratta con il relativo messaggio. In questo modo, a fine giornata, potrete verificarne il riscontro, ripensando effettivamente a tutto quello che è successo durante la giornata e quindi a valutare il consiglio ricevuto. Andiamo adesso a scoprire il consiglio giornaliero rappresentato da ognuno dei 22 arcani maggiori. Iniziamo dal matto. Lascia perdere critiche e commenti superficiali. Quello che pensano gli altri di te non ti deve interessare. Prosegui per la tua strada e fidati del tuo istinto. Ascolta pure il parere di tutti, ma segui il tuo istinto, non lasciarti condizionare, soprattutto da chi percorre una strada diversa dalla tua. Il bagatto. Fidati delle tue capacità, qualsiasi progetto hai per la testa, sei perfettamente in grado di svilupparlo e portarlo a termine. Ricorda, va bene essere generosi, ma fai attenzione perché c'è sempre chi tenta di approfittarsi della tua disponibilità. Pensa di meno e agisci di più. La papessa. Dedica il giusto tempo al lavoro, alla famiglia, agli amici e a tutti i tuoi impegni quotidiani. Ma ricordati di ritagliarti un po' di tempo per te stesso. Dedicati alle cose che ami, che ti piacciono e che ti fanno stare bene. Mantieni la riservatezza con chi non è sinceramente felice dei tuoi successi. L'imperatrice. Non lasciare che ti sottovalutino. Devi essere sempre e solo tu ad avere il comando della situazione e solo tu puoi e devi decidere per il tuo bene. Chi ti ama davvero ti apprezza così come sei, non devi cambiare nulla per piacere a nessuno. Ignora critiche e giudizi che arrivano da chi in realtà prova solo invidia nei tuoi confronti. L'imperatore. Prosegui per la tua strada e continua a costruire il tuo futuro. Quello che stai realizzando è solo merito tuo e non devi lasciare che altri decidano al posto tuo. Non lasciarti intimidire né corrompere da chi pensa di esserti superiore. Il Papa. Non preoccuparti dei risultati ottenuti nel breve tempo. È solo l'inizio. I veri e propri risultati arriveranno con il tempo. Nel frattempo, non lasciarti prendere dalle tentazioni. Resta concentrato ed evita situazioni e persone che possono soltanto farti perdere tempo e danneggiarti. Gli amanti. Non sempre la via più facile è quella che porta al miglior risultato. Prima di prendere qualsiasi decisione, valuta bene pro e contro. Non cedere alla fretta, prenditi il tempo necessario e agisci solo quando avrai finalmente le idee chiare. Il carro. Ti stai muovendo bene, i sacrifici che stai facendo ti porteranno a realizzare i tuoi desideri. Non lasciarti frenare da chi non è sinceramente felice dei tuoi successi. Forse c'è ancora qualche piccolo sacrificio da fare.
ma fatti forza e vai avanti, il successo è garantito. La giustizia. Se già sai che una cosa non la puoi avere, non sprecare inutilmente le tue energie, ma piuttosto concentrati su nuovi obiettivi. Quello che lasci per la strada resta alle tue spalle. Tu devi andare avanti ed evitare di farti influenzare da chi ormai non fa più parte del tuo percorso e della tua vita. L'eremita. Ognuno ha i suoi tempi. Non sei in anticipo e non sei in ritardo. Sei perfettamente in tempo, nel tuo tempo. Non avere fretta, le cose belle e importanti per essere realizzate richiedono tempo e prudenza, ma il risultato che otterrai sarà forte e duraturo e sarà soltanto merito tuo. La ruota della fortuna. Le buone occasioni vanno colte al volo. Non sempre i suggerimenti degli altri si rivelano giusti. Considera sempre i pro e i contro, sii lungimirante e non assecondare una situazione che può darti un successo soltanto temporaneo. La forza. In alcune circostanze è davvero difficile tenere i nervi saldi ed essere lucidi, ma cerca sempre di autocontrollarti e di contare fino a 100 prima di reagire alle provocazioni. In alcuni casi la miglior risposta che puoi dare è il silenzio e l'indifferenza, soprattutto di fronte a provocazioni che provengono da persone che non meritano alcuna considerazione. L'appeso. Non tutto si può ottenere subito e senza sacrifici. Anche se ti sembra di non riuscire ad ottenere quello che desideri, porta pazienza e sfrutta un momento di pausa per programmare meglio il tuo tempo, per investirlo in ciò che davvero ti piace e non rimuginare su problemi e situazioni che non sono sotto il tuo diretto controllo. La morte. Tutto cambia, tutto si trasforma, ma non devi mai sminuirti e infelicitarti nell'accettare situazioni che non ti stanno bene, che non ti appartengono, che non ti appagano, così come non bisogna sempre sopportare per forza la presenza di persone che non ti fanno stare bene. Il tuo benessere viene prima di tutto. A qualsiasi costo affronta i cambiamenti e non cercare invece di accontentare per forza sempre tutti. La temperanza. Troppa eccessività non va mai bene. Dare troppo, esserci troppo, voler accontentare sempre tutti non va bene. In questo modo alla fine tutti saranno contenti tranne te. Impara a dire un secco no quando è necessario. Il diavolo. Non lasciarti trascinare in situazioni che non ti riguardano. Non sempre agire d'istinto è una buona cosa. La strada può nascondere delle trappole ed è quindi meglio procedere sempre con la massima cautela. Qualsiasi cosa sei chiamata a fare, decidi sempre tu con la tua testa. Evita che siano gli altri a decidere per te. La torre. Non è il caso di azzardare e di insistere in una questione molto delicata. Il rischio di incasinare ancora di più le cose è alto, ma se procedi cautamente e prendi le giuste precauzioni, nulla ti deve preoccupare. Lascia pure che gli altri corrano, ignorando i pericoli. Tu prosegui per la tua strada cautamente. Le stelle. Mai perdere la speranza. Quello che è destinato a te troverà sempre il modo per arrivare a te. Non sempre riceviamo quello che diamo, ma quello che facciamo con amore e umiltà ci viene sempre restituito, anche sotto forme molto diverse da quelle che ci aspettiamo. La luna. Non sempre è necessario parlare ed esprimere la propria opinione, ma è bene ogni tanto tacere e limitarsi ad osservare e ascoltare. Fidati del tuo intuito e non avere fretta nel decidere. Non sempre la cosa più ovvia si rivela quella più giusta. Il sole. Non hai alcun motivo di preoccuparti. Dopo il buio della notte arriva sempre il sole ad illuminare il nuovo giorno. E quello che ieri non riuscivi a vedere e a capire, ora ti sarà estremamente chiaro e non avrai più dubbi. Il giudizio. È bello godere di un successo quando il merito è solo ed esclusivamente tuo. Anche quando le cose non vanno come vorresti, insisti fino in fondo.
anche contro il parere di tutti. Alla fine il merito del tuo successo sarà soltanto tuo e non dovrai dire grazie a nessuno. Il mondo. Lascia perdere i cattivi pensieri e le preoccupazioni. La strada che stai percorrendo non è sempre in discesa, ma ti sta portando esattamente dove desideri ed ogni tuo sforzo e sacrificio sarà presto ricompensato nel miglior modo possibile. Questa era l'ultima carta. Come vedete si tratta di un breve messaggio che ogni arcano maggiore rappresenta. Come detto ad inizio video, vi suggerisco di tenere un quaderno sul quale annotare data e carta estratta con il relativo messaggio, ogni giorno o comunque ogni volta che usate questo metodo. Poi magari a fine giornata ripensate alla carta estratta al mattino e agli eventi della giornata per avere un riscontro. Spero vi sia piaciuto il video, io per qualsiasi cosa vi invito sempre a scrivere sotto nei commenti. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!